Oggi è stata la giornata inaugurale della BIT 2019, la Borsa Internazionale del Turismo, che come ogni anno si tiene qui a Milano. Ringrazio nuovamente la Regione Lazio per l'opportunità che ci ha dato quest'anno di essere presenti all'interno dello stand con materiale pubblicitario, ma non solo, la possibilità di aver avuto uno spazio all'interno di uno speech che parlava appunto dei borghi marinari. Io ho cercato di sfruttare il tempo che mi era stato dato a disposizione per esaltare le bellezze del nostro territorio, le bellezze di Gaeta e non solo. Ho parlato degli eventi, dei nostri eventi di punta, degli eventi che anche nel periodo di fuori stagioni sono riusciti a calamitare un gran numero di turisti, come ad esempio le Favole di Luce, ma non solo, anche il Carnevale, su cui anche quest'anno stiamo puntando molto e che speriamo che sia un evento che cresca in maniera esponenziale anche negli anni a venire. In più anche ovviamente il Festival dei Giovani, che ormai è diventato anch'esso un evento di punta. E chiaramente ho fatto anche un passaggio su quelle che sono le nostre bellezze naturali, su ciò che ci ha regalato Madre Natura, sulle nostre spiagge, sulla nostra offerta turistica balneare. Inoltre oggi è stata anche una giornata molto importante, perché allo stand della Regione Lazio era presente chiaramente anche l'assessore al turismo regionale, la dottoressa Bonaccorsi, col quale sono riuscito a scambiare diverse opinioni. Ma in tarda mattinata è passato anche a trovarci allo stand della Regione Lazio il ministro del turismo Gianmarco Centinaio, una persona disponibilissima col quale sono riuscito ad intrattenermi e a parlare, sono riuscito a parlare anche con lui di Gaeta. E spero di essere riuscito a farlo innamorare e a farlo, magari a farlo venire, perché no, a trovare magari qualche volta anche giù dalle nostre parti. E da ricordare inoltre che siamo presenti qui alla BIT con il materiale pubblicitario promosso e realizzato dalla neonata associazione Visit Gaeta, un'associazione che si occupa di marketing turistico e di promozione del territorio. Una brochure fotografica molto bella, ben fatta ed accattivante, con delle immagini bellissime. Tant'è vero che da questa mattina, ogni qualvolta che vengono messe le brochure sopra i desk, sopra i banchi, tempo 10 minuti, un quarto d'ora e spariscono, insomma, comunque vengono prese dai turisti che passano. E quindi questo lascia ben sperare, significa che c'è interesse per quanto riguarda il nostro territorio. Come ho detto, la brochure è molto bella, cattura immediatamente l'attenzione di chi passa, insomma, di chi è interessato a questo tipo di vacanza, a questo tipo di location. E infatti, come ho detto, sono andate praticamente a ruba. Ogni quarto d'ora, 20 minuti, bisogna riprendere, aprire un altro cartone e rimetterle sul desk. Inoltre mi fa piacere anche ricordare che sono presenti allo stand della Regione Lazio, è presente anche Hosting Gaeta, un'associazione che racchiude la gran parte dei bed and breakfast, delle strutture ricettive extraalberghiere presenti a Gaeta, presenti sul territorio. E ricordo, mi fa piacere ricordare che le strutture extraalberghiere sono ormai diventate una realtà importantissima per Gaeta. Hanno implementato di molto, insomma, il numero di posti letto, offrendo un tipo di accoglienza diverso da quello che, da quella che è la classica struttura alberghiera. È un'offerta complementare, non è un'offerta che si va a sovrapporre a quella alberghiera, quindi diciamo, questo tipo di attività non possono far altro che bene alla nostra città, perché riusciamo ad avere un'offerta più variegata, più completa. E quindi benvengano queste iniziative e sono contento, insomma, che anche questa associazione è presente quest'anno qui alla BIT. Inoltre voglio ricordare che durante la giornata c'è stato anche un momento gastronomico, un momento dove ogni comune ha portato alcuni prodotti tipici locali, e io per cui vorrei ringraziare Mino Di Russo, l'azienda Cosmo Di Russo, perché ci ha omaggiato appunto di alcuni prodotti come l'olio d'oliva, il patè di oliva e le olive gaetane, che abbiamo fatto degustare qui agli ospiti che sono venuti
venuti allo stand della Regione Lazio e la pizzeria del Porto Carlo Avallone, perché ci ha omaggiato anche lui insieme anche a Davide del ristorante Il Follaro di alcune diverse, anzi diverse TL, diversi tipi di TL che anche queste, come sono state messe sul bancone, sono andate letteralmente a ruba. Quindi anche la gastronomia gaetana ha fatto, diciamo, una gran bella figura quest'oggi al primo giorno della BIT di Milano 2019. Saluto a questo punto Gaeta News 24, che sempre con molta attenzione segue, insomma, tutte le iniziative del Comune di Gaeta, in particolar modo dell'assessorato al turismo. Quindi ringrazio nuovamente Gaeta News 24 per la diffusione di tutti i nostri contenuti e di tutte le nostre attività. Grazie Gaeta News 24.